Noi non sono d'accordo perché si possano fare dei referendum anche positivi e non soltanto abortivi, perché si possano abbattere il quorum che sono troppo vincolanti, il quorum del 50% dei partecipanti alle elezioni perché un referendum sia valido, è assurdo, anche perché tra un po' se valesse il quorum il Parlamento sarebbe illegittimo, visto che ormai l'astensionismo tende verso il 50% e nelle elezioni amministrative e forse in quelle europee può superare il 50%. Quindi io metto il quorum anche nelle elezioni politiche e se non vale il 50% sono valide e allora ci divertiamo oppure lo tolgono dai referendum, perché noi cittadini per esprimerci dobbiamo superare gli ostacoli più alti rispetto a quelli che devono superare i politici per essere eletti. Però questo appartiene, diciamo, a una democrazia orizzontale che è esattamente il contrario della democrazia verticale verso la quale noi andiamo progressivamente da oggi, certamente non è cosa di Renzi, adesso è una tendenza che c'è dai tempi del piano di rinascita della P2, di Craxi, dell'ultima fase della Prima Repubblica e poi tutta la seconda, durante la quale non si è fatto altro che parlare di un premier troppo debole che andrebbe rafforzato, di una magistratura troppo invasiva che andrebbe allontanata, di un Parlamento troppo lento che andrebbe depotenziato e del fatto che noi scontiamo la paura dei nostri costituenti di un ritorno al fascismo che ci avrebbe dato una costituzione che non consente di decidere. Questa è la cultura generalizzata, diciamo, trasversale dei grandi partiti della Seconda Repubblica e del finale della Prima.